Ciao a tutti ragazzi di Everyday.it, io sono Om e oggi siamo qui per portarvi la mia esperienza di gioco su FIFA 14 per PS4, in particolare della modalità Ultimate Team. Visto l'avvicinarsi dei mondiali, ho pensato di fare un Road to Brazil utilizzando come giocatore chiave uno dei protagonisti principali della Serie A di quest'anno, ovvero Luca Toni, uno dei grandi esclusi che purtroppo non andranno in Brasile. Vi chiederete un po' in cosa consiste questa serie di episodi. Beh, è semplicissimo. Praticamente partiremo dalla squadra iniziale che ci viene assegnata su Ultimate Team, quella che vedete, aggiungendoci solo Toni, e di lì dovremo andare a formare i 23 che andranno in Brasile a disputare il mondiale. Chiaramente si parla di nazionale italiana, E per far sì che questa serie non duri troppi episodi, ho deciso che ad ogni gol di Toni aggiungeremo 500 crediti al nostro budget, in modo da poter raggiungere prima il nostro obiettivo. E per farlo gradirei che mi venisse detto di episodio in episodio magari chi comprare, in modo che potremo così costruire e seguire insieme la squadra che verrà. Ma bando alle ciance e partiamo subito con la prima partita. Ricordatemi di cambiare la maglia, perché ho sia quella di casa che quella in trasferta, tutte e due rosse, e quindi cambierò le maglie, lo stemma, lo stadio volendo. Manolo Gabbiadini. Manolo Gabbiadini, anche lui italiano, come il nostro Lucone Toni. Partiamo subito questo scambio 1-2. Rodriguez in fascia che la mette dentro per... cos'era quel nome? Chinchun Chang, il nostro giapponesino che ha fatto tre partite. Io mi ho inserito tre partite in questo primo episodio e molto bravo sto cinesino. Sulla sinistra parte il Longhi, terzino del Sassuolo, credo. Altro italiano della nostra rosa, cioè, ci sono solo lui e Toni, fa i suoi numerini, sbaglia tutto, la mette dentro Luca Toni, primi 500 crediti che andiamo ad aggiungere al nostro budget, più 500, mamma mia Luca Toni, che animale, che mostro, rimpiangerà questi video, poi dopo alla fine questo video lo girerò al nostro amico Cesare, il nostro CT, se ci ripensa. Poi sulla fascia sempre il nostro Kim Ji-Wong, il nostro giapponesino, la mette dentro e c'è sempre lui, sempre Luca Toni, altri 500 crediti verso la scalata, verso la nostra Italia è tutta in discesa. Qui Barkley fa un cross pauroso e Toni, sempre lui, tripletta. Vi dico una cosa, mi sono accorto che io ho giocato in modalità stagioni e avendo aperto un nuovo account partivo dalla stagione 10 e mi sono reso conto che è un po' troppo forse semplice, visto che comunque gioco da tanto tempo e chi è in divisione 10 di solito ha appena iniziato. Qui, cross in mezzo, niente da fare, Barkley si gira, caccia una mina di destro che va a cavare tutte le ragnatele che erano sotto l'incrocio. Comunque dicevo, giocavo appunto in stagione 10, ecco questo l'ultimo gol, poi così non mi interrompo più, sempre lui, sempre Toni, questa partita abbiamo guadagnato la bellezza di 2000 crediti. Comunque dicevo, appunto ho giocato in stagioni, la decima stagione, e di solito ci sono comunque ragazzi che hanno appena iniziato a giocare, quindi non sono molto esperti. E mi è sembrato un po' troppo semplice, quindi magari dal prossimo episodio giocherò le partite nei tornei online, magari non in quelli bronzo non posso perché ho Toni che è argento, ma nei tornei argento, così almeno vediamo di fare una partita un pelo più equilibrata. Qui parte il mio avversario sulla fascia, poi caccia questa mina non si sa come, non si sa perché, e fa questo Eurogol anche lui. Poi fa un'esultanza un po' sfottò, ma va bene così. Qui sbaglia tutto, poi Toni inventa questo numero alla Cristiano Ronaldo e mette a sedere il portiere insaccando il pallone. Uno pari e altri 500 crediti per noi. Andiamo a 2500 crediti, a cui poi sommerò alla fine anche i crediti che abbiamo guadagnato chiaramente durante le partite. Cosa succede? Il nostro Gustafsson fa questo lancio lungo, Toni stop, vede il portiere fuori dai pali, pallonetto, portiere a terra e altro gol, 2-1. Mamma mia Toni, più 500 ancora, andiamo a 3000 crediti signori, 3000 crediti,
Le Milanquesini già iniziamo a farci una bella squadrina italiana, eh? 72esimo, parte sulla fascia, la metti in mezzo, niente, prova a tirare, calcio di rigore. Calcio di rigore perché abbiamo intercettato un piede di questo attaccante, qui, esatto, vabbè, calcio di rigore, il nostro portierone, non so neanche come si chiama, chi lo conosce non lo so. Attenzione, calcio di rigore, indoviniamo la direzione, ma per fortuna sbaglia completamente il nostro avversario. Qui Tony si gira, controlla, fa il passaggio, 1-2 veloce, mamma mia il nostro giapponesino, questo giapponesino è una forza. Pallonetto e 3-1, partita forse chiusa al 77esimo. Intanto prende in spalle Tony e uscirà per infortunio questo giocatore, perché poverino, Tony che è alto qui. Boh, rinvio del portiere a caso, il mio esce, pam, gol. Quindi sicuramente prossimo primo acquisto, un portiere, perché questo non si può guardare. Già di qui abbiamo capito come gira, insomma. 90esimo, per fortuna penso che sia finita la partita. Ecco, 90esimo, seconda partita finita e siamo a più 3.000 crediti. Doppietta di Tony in questa partita, il nostro giapponesino anche. E niente, adesso andiamo subito alla terza partita. Siamo a 3.000 crediti. Per ora il nostro Tony ha fatto 6 gol in 2 partite, cioè numeri non da poco e sicuramente numeri da mondiale. Più 3.000 crediti, perfetto. Prossimo avversario con Giroud e Adebayor là davanti, Szczęsny in porta dell'Arsenal. Andiamo subito a vedere gli highlights di questa terza e ultima partita di questo episodio. Sniper Steel. Partiamo subito. Qui Tony si gira, si accentra, prova il numero, ma niente da fare. Adesso Tony non è sempre domenica. Barkley qui si spara un numero e caccia la mina in porta. Poi fa questo moonwalk come esultanza. E siamo a 1-0. Chiaramente se vinciamo le partite guadagniamo più crediti, se subiamo pochi gol guadagniamo più crediti, sono tutte cose che ci tornano a nostro favore, insomma. Qui Adebayor se l'allunga, mamma mia Adebayor, anche lui fortissimo, e Giroud di testa, purtroppo i miei centrali di difesa non possono farci niente, chiaramente poi Giroud che il colpo di testa è una delle sue armi sicuramente migliori. Qui c'è il primo tempo, ci sono solo queste due azioni, diciamo. Ma partiamo subito, scambio 1-2 di nuovo, Tony si invola verso la porta, qui se l'allunga troppo purtroppo, ma il suo portiere sbaglia, passiamo la palla a Tony che con la sua 99 credo di finalizzazione non sbaglia, come mette piedi in aria e prova a calciare, Tony è devastante. I suoi colpi migliori sicuramente sono il colpo di testa e i tiri dentro l'area, la finalizzazione, cioè senz'altro il tiro, come possiamo vedere, è micidiale. Non ci saranno altre azioni da gol, infatti qui finisce subito la partita e altri 3 punti in cassaforte per la nostra stagione, diciamo, ma che tanto non ci conta niente, perché come ho detto nel prossimo episodio vedrò di iniziare a giocare nei tornei, in modo che le squadre siano più equilibrate e che ci sia più gioco, più divertimento, insomma. Quindi facendo un riepilogo, abbiamo 1696 crediti guadagnati grazie alle partite che abbiamo giocato, 3500 crediti grazie ai gol del nostro Luca Netoni, grazie a questo bonus, per un totale di 5196 crediti. Dobbiamo cercare di prendere almeno un portiere di qualità, argento, 2 difensori centrali, sempre argento possibilmente, 2 centrocampisti centrali, una alla destra e per tutti gli altri ruoli va benissimo giocatori bronzo, per cercare di avere comunque tutta una rosa italiana. Vi lascio un paio di esempi dei giocatori che potremmo prendere. In descrizione vi lascio il link al sito dove potete cercare i vari giocatori molto, molto facilmente, il link alla mia pagina Facebook e al mio canale dove
potrete trovare un paio di video divertenti sul prossimo FIFA 15. E niente, quindi per oggi è tutto. Se vi è piaciuta l'idea, lasciatemi magari un commento dove potete aiutarmi e darmi i vostri consigli. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!